multinazionale che cerca di rubare le terre ai contadini per farne piantagioni di frutta, di caffè. Ma Letizia è un posto di confine e anche se su quei confini non succede molto, c'è una caserma e dentro la caserma ci sono dei soldati. E questi soldati, per ingannare il tempo, giocano a pallone. Lo fanno su un campetto di erba spelacchiata, c'è più terra che erba, un po' di calcio. Per raccontarvi la storia di un allenatore visionario, forse rivoluzionario, un poeta, probabilmente un po' pazzo. Per raccontarvi la storia di pessimi calciatori capaci di credere in un allenatore visionario, rivoluzionario, un poeta, probabilmente un po' pazzo. Silenzio e una voce di fuori, è caduta una pareggia. Adesso, ma
Abbiamo deciso di organizzare qui in città il campionato. Nessuno ha sollevato obiezioni, siamo la barzelletta di tutte le squadre della regione. Giocare alle viste non dispiace a nessuno e non dà vantaggio a nessuno. Inoltre abbiamo 3 opinion passes. Sì, il campionato è un campionato internazionale. Sono arrivate squadre dal Perù e dal Brasile. E l'idea è che Letizia si respiri quest'aria. È città. Poesia! Poesia! E qualcuno si non sorride. Ci accorgiamo, grazie a questa partita, che la nostra abitudine alla sconfitta è il nostro limite più grande.